E siamo fuori delle opere, come dicevo prima, del Forte di Valedrane. Una delle varie opere tentacolari del Forte di Valedrane è quello che troveremo oggi. Abbiamo già fatto un video una volta, ma stavolta, come le altre volte, lo rifaremo più bello, giusto? Giusto. E andremo a spiegarvi cosa era e cosa serviva. Cima Antenegolo, 710 metri sopra il livello del mare, e a cosa serviva e cosa aveva ancora in serbo per noi. A parte le spine di oggi, ci avrà in serbo anche qualcos'altro, ok Omar? Sì, sei pronto? Perché devi spiegare che i forti venivano difesi anche dall'esterno. Eh sì, e adesso andremo a vedere tutte le opere, cioè alcune opere le abbiamo già viste, e questa qua è un'altra opera esterna, che è la più grande del forte di Valedrane. Sempre se ce la facciamo, perché qui è il 1° ottobre o il 1° maggio? È dal 1° ottobre al 1° maggio più o meno. Dopo aver intrapreso quello che resta della strada dei cannoni qua dell'Antenegolo che partiva dal forte di Valedrane, Omar sta andando in quello che una volta era una radura e una piazzola. Perché qua c'era questa radura e questa piazzola? Perché questa piazzola qua era una delle piazzole complementari del forte di Valedrane, che serviva per sparare verso la fine del lago, verso dove sparava anche il forte, volendo vedere. E questa qua era una piazzola 149 che sappiamo che è stata rifatta e sistemata perfettamente nel 1918, quando hanno riammodernato il forte di Valedrane, hanno fatto anche questa opera qua. Dopo vi faremo vedere da dentro, in mezzo alle spine, Omar, il video da dentro, cioè io lo faccio vedere da fuori e Omar è dentro, vi faremo vedere anche quello. La prima cosa che troviamo è questa opera qua. Cos'era questa opera qua? Quest'opera qua era la polveriera dove venivano stipati i colpi delle artiglierie, di quella che abbiamo già parlato, e delle artiglierie che andremo a vedere nella bellissima zona ovest, dove il nostro Omar ci inquadrerà, dove dovremo andare a cercare le artiglierie. Posto bello. E adesso andremo all'interno della polveriera spiegheremo qualcosa. Ho visto di peggio. Adesso andiamo dentro la polveriera e spiegheremo qualcosa. Ecco, visto che te sei il capo, fai giù quelle ortiche lì. Perché devo far giù le ortiche? Dopo non ti diverti se ci sono più le ortiche? Ah, sono le scale, mi raccomando, vedi, sono le scale, sono portate bene. Tra l'altro, si va verso le liane e si scendiamo verso... Si possono anche tirare via le liane? Tirare via le liane? Un po' più Indiana Jones. Sì, infatti non ti si vede più. Non ti si vede più. C'è anche il brivido di cadere, ma le nostre scale hanno retto. E adesso andiamo a vedere com'è la polveriera appena che Omar scende. Dopo aver fatto come Indiana Jones, ci troviamo nella nostra bellissima polveriera. Questa polveriera dove venivano stipati i colpi, adesso Omar entrerà e vi farà vedere com'era questa polveriera e com'è ancora conservata ottimamente, nonostante l'età, nonostante il tempo e nonostante tutto. Classica parete a volt. E diciamo che è la sorella gemella di quella che abbiamo visto all'edificio della Montagnola, giusto Omar? Sì, mi sembra anche la stessa metratura. Uguale, identica, la sua gemella. Questa qui davanti invece, se non ci facciamo caso, è stato bucato il muro. Perché è stato bucato il muro? Il muro è stato bucato perché durante la Seconda Guerra Mondiale, come abbiamo visto in tutte le opere che c'erano qua nel fronte, sono state adattate dai tedeschi per poter affrontare il nemico, cioè gli alleati. E cosa c'era di meglio di un bunker già costruito, cioè una polveriera già costruita, mimetizzata, per poter sparare sui caccia americani? E da qui liberarono questo spazio per poter sparare contro i caccia americani. Omar vi sta inquadrando la raccorderia della strada dei cannoni che portavano qua a Antenegolo. E adesso vi spiegheremo, vi porteremo a vedere, Omar vi porterà come webcam, camera car, verso il muro, la cinta di questa opera, e poi vi spiegheremo nell'opera a cosa serviva questa opera. Perché? Un conto, Omar, mi raccomando, stai attento. E qui siamo arrivati alle opere del Antenegolo. Perché questa opera è stata fatta così, in questa posizione,
qua precisa per un semplice motivo: ora non si può vedere, ma se la vegetazione fosse tagliata si vedevano queste opere qua, puntano dritte verso la valle di Antenegolo e verso, scusatemi, la valle di Baiale, Val Canale, Val di Baiale, che serviva per non fare aggirare il nemico, farlo scendere dal passo della spina e aggirare il nemico. Bisognava fermarlo in tutti i modi. Come si poteva fare? Con queste due opere di artiglieria che si vedono qua, dopo ce ne sono anche sopra, vi porterò a vederle, e con l'aiuto del forte di Valledrane. Ma il forte del Valledrane, essendo fatto a gradoni, i suoi cannoni andavano verso la Val Vestino, verso in fondo al lago, sei cannoni. Verso la Val di Canale e la valle, diciamo, di Presegno, ci volevano altri cannoni. È per questo che Antenegolo è stato fatto qua. Adesso Omar vi porterà a vedere queste bellissime opere. Sono rimaste qua, è tutto franato naturalmente. Il cannone era là, si vede ancora il buco dove c'era l'anello. E là sopra, Omar, se riuscirà a farvelo vedere, c'è il muro del secondo cannone più alto. Sopra, se si può vedere, dici che si vede sopra? Se mi fermo e faccio sì, qualcosa... Ecco, adesso interrompo pure che andiamo, presentiamo da lì davanti. Ok, siamo qua. Io sono esattamente sopra a dove c'era il cannone. Il cannone era 75, era posizionato qua e serviva dritto davanti a me a sbloccare la Val di Canale. Qua sopra, se vedete, c'era la seconda piazzola, sempre rivolta verso la Val di Canale. Di particolare, quest'opera qua cosa aveva? Fagli vedere questa inquadratura qua. Questo qui, però, come dicevo prima, il forte di Valledrane serviva anche in caso di assedio. Se c'era l'assedio del nemico, queste opere qua, se vedete il muro tutto alto, venivano utilizzate anche come trincea per non far girare, diciamo, questa opera. Sono state studiate così, apposta, per poter creare anche uno sbarramento. Se il nemico si avvicinava, le artiglierie le portavano indietro e qua poteva restare, perché era molto importante questa valle qua, scendere fino alle paratoie di Idro, ma soprattutto anche verso la zona di Avenone, per non poter far uscire il nemico dalla valle di Vaiale o dalla Val di Canale, soprattutto la Val di Canale. E erano state pensate delle opere qua nel 18, ma anche dall'altra parte, mai terminate, dalla parte dell'altra parte, che non mi ricordo mai la montagna come si chiama, quella sopra l'Avenone, non lo Zeno, l'altra. Lo Zovo è quella zona lì, ma purtroppo non sono mai, sono solo progetti campati e non sono mai stati fatti. Ora andiamo là? Sì, là. Andiamo lì sopra. Poi andiamo a cercare l'osservatorio e le altre trincee. Che sta litigando con la vegetazione ed entra in una piazzola dove c'erano due pezzi da 75. Anche questi girati verso la Val di Canale. Uguale a quelli sotto, con una peculiarità diversa naturalmente. Quelli sotto, essendo più esterni, come detto prima, veniva usato anche come trincea là dietro a proseguire. Questi qua invece erano solo ed esclusivamente una piazzola d'artiglieria messa in barbetta. E adesso proseguiamo la nostra ascesa per trovare gli altri pezzi. Come ti sembra, Omar? Ce la faremo? Orticoso. Eh sì. Siamo sulle falde sempre dell'Antenegolo. Dopo aver visto le artiglierie, adesso dobbiamo vedere quel pezzo qua. Quel pezzo qua era, non sbaglio il caso, adesso è stato spianato da cacciatori che sono stati susseguiti negli anni qua in questi capanni. E qui c'era tutta la trincea che stava praticamente la montagna dalla parte, diciamo, verso Val di Canale. Qui sotto si può ancora intravedere qualcosa, che la trincea che saliva e andava verso le postazioni. Ce n'erano due, questa qua naturalmente è quella di Vetta, che vi faremo vedere dopo. Adesso andiamo a vedere una delle opere più misteriose, più strane, che c'erano qua sull'Antenegolo. Questa qua, questa che sembra un'antica miniera americana del Texas. Sono le miniere in Texas? Sono i pozzi di petrolio. Ecco, allora l'antica miniera della Pennsylvania, dell'Alaska. E questa che sembra una miniera ha una storia particolare, una di quelle storie che adesso vi andiamo a raccontare, lunga quasi 40 anni. Correva la Grande Guerra e qui sul Monte Antenegolo, come ho detto prima, c'erano le artiglierie, ma come si rispettano tutte le artiglierie, devono avere un osservatorio. E l'osservatorio era, prendiamo di mira quel capanno qua, per farci un esempio, lì. L'ingresso era da questa parte, naturalmente per non farlo vedere ai nemici, dall'altra parte del capanno. Questo funzionò durante la Grande Guerra, non venne mai utilizzato naturalmente, però era funzionale per la Grande Guerra. Trincee qua davanti, artiglieria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, linea blu, dopo il 43, tedeschi arrivarono
volendo riutilizzare il tunnel dell'osservatorio, ora coperto, cosa fecero? Fecero un ingresso da questa parte, costruirono 2 metri e si trovarono l'osservatorio che guardava stavolta la parte verso Brescia. E questa è la misteriosa opera di Cima Antenegolo, che qui resterà qua, e dove c'erano i canali, si vede ancora, vieni qua, dall'aria, e si vede ancora il tunnel, qua sotto, si vede il tunnel lì sotto, e lì è dove c'era, come dicevamo prima, l'osservatorio in ferro, più alto naturalmente, con una cupola, tipo quella del forte di Valedrane, che guardava di qua e guardava dall'altra parte. Adesso ci troviamo... Di là? No. E di qua? Grande guerra doveva guardare di là, seconda guerra mondiale doveva guardare di là. Ciao a tutti e prossime opere nel bosco incantato. Ma perché fino adesso dove siamo stati? Che sta vagando nella foresta, ci farà vedere un manufatto che c'è qua. Questo manufatto cosa era? Era un altro, osservatorio. L'osservatorio più vecchio di quelli che c'era qua. Perché questo osservatorio qua l'avevo fatto per la prima volta qua. Però riuscivano a vedere solo in fondo al lago e un pochettino Val di Canale. Per vedere meglio la Val di Canale hanno dovuto spostarlo là dove eravamo prima, per poter vedere meglio la Val di Canale. E allora qui avevano costruito queste opere di osservatorio per poter, controllare le due valli dove doveva controllare. Perché non riuscivano con questa montagna a fare un controllo unico, perché la Val di Canale è una valle che entra un po' in diagonale dietro Sassello, e perché qui non riuscivo a vedere bene il lago, lo mettevi da una parte all'altra. Allora hanno fatto questa opera di osservatorio molto vasta, che veniva buona tramite telefoni ancora anche per i forti di Valedrane. E in più quel pianoro che vedete qua davanti, che Omar vi dimostrerà con le manine, ecco, qui invece c'erano i baraccamenti dell'esercito italiano durante la Grande Guerra. E poi Omar ci indicherà una cosa che ha visto. Cosa hai visto, Omar? No, quella lì è la via, ma noi non facciamo quella. Però finiti i baraccamenti qua, l'esercito italiano nel 1918 ebbe un'altra idea. Non è vero, non ebbe un'altra idea. Dovette rifare tutte le difese. E infatti Omar, se vede qua nel bosco, lì ci sono dei muri. Perché? Perché l'artiglieria doveva andare girata anche verso la Val Vestino. E allora misero altri 4 pezzi di cannone qui da 75 per poter sbarrare una qualsiasi avanzata dalla parte della Val Vestino. Purtroppo il muro adesso è quasi, forse si vede ancora un pezzettino, vedete c'è ancora un pezzettino quasi invisibile ormai dalla vegetazione, però anche questa era un'altra opera fatta nel 1918. E qui sopra c'è la vetta del Monte Antenegolo. Ciao a tutti, ci troviamo nella ridotta esterna dell'Antenegolo, la zona più alta, la parte più alta, staccata dalle altre, piazzole, ed era la zona più alta, e questa ridotta qua si vede ancora un po' la morfologia del terreno com'era. Erano le 2 cannoni da 75 posizionati per difendere la zona del canale, Val di Canale, zona a bioccolo e praticamente zeno, per non fare passare dalle 2 direttrici il nemico si doveva sfondare dal passo dello Spina. Qui adesso ormai non resta più niente, e questo qua era direttamente collegato col forte di Valedrane e serviva per le difese esterne. Un saluto a tutti da me, da Omar, giusto? Un saluto oggi? Ciao. Il sento stampa, troppe spine, oggi ha detto che... oggi troppe ortiche. Vuole andare a fare la velo Toline, basta, ha detto che... Appena l'aprono... Ma non faccio neanche una marchetta oggi? No. No, niente oggi marchetta. No. Ci vediamo, ciao!